Buonasera, siamo giunti al termine della prima partita della seconda fase del torneo Sognare con i piedi svolta tra Barcellona e Italia. Bene ragazzi, un commento a caldo della partita, come vi siete trovati? Vabbè, loro sono più forti di noi, però credo che comunque noi abbiamo giocato. Poi il risultato è quello che è, alla fine hanno meritato e così è andata. Una partita divertente contro avversari validi. Bello giocare così. Bene, ora una domanda personale. Chi era il vostro idolo calcistico da bambini? Potrei dirti Buffon, penso. Alexander Pato. Pirlo. Diego Milito. Non so se conoscete Marco Bettegazzi. Messi. Si è conclusa la partita tra Palermo e All Blacks. Allora ragazzi, un commento a caldo sulla partita. Cosa ne pensate? Secondo me, rispetto sempre per gli avversari, hanno giocato molto bene, e però hanno vinto più forti. È stata una bella partita combattuta, hanno deciso gli episodi alla fine, però ci siamo divertiti. Ora una domanda personale. Qual è l'aspetto che vi è piaciuto di più del torneo Sognare con i piedi? Allora, sicuramente è stata una bellissima iniziativa e l'aspetto che ci è piaciuto di più è il fatto che tanti ragazzi, tutti di Leno, che magari anche non hanno molta confidenza, si sono riuniti qua a giocare tutti insieme. No, sono d'accordo con Nicolas, è bello vedere tutti noi ragazzi ritrovarsi tutti qua a mangiare qualcosa, bere qualcosa e giocare. Grazie mille, dall'Oratorio San Luigi di Leno è tutto, fate dei soldi.